Fra sindacati ASL e Gallura prosegue il muro contro muro. Oggi 25 luglio si è svolto in prefettura a Sassari un incontro fra le rappresentanze sindacali del comparto sanità e il direttore generale della ASL 2 Marcello Acciaro, nell'ambito della procedura di raffreddamento dei conflitti finalizzata allo sciopero per le gravi inadempienze contrattuali dello stesso ente. Non siamo stati convocati dal direttore generale nonostante le nostre reiterate richieste per appunto la costituzione del fondo, la ripartizione del fondo, le progressioni economiche orizzontali in ASL Gallura. Sono oltre 500 lavoratori che aspettano questo aumento salariale. Gli operatori sanitari a oggi subiscono dei carichi di lavoro che sono oltre misura, e nonostante avessimo definito in un tavolo con il direttore generale che appunto le risorse erano esigue, abbiamo avuto sempre e costantemente la risposta che che il personale era sufficiente, che comunque si poteva tranquillamente andare avanti nell'applicazione dell'atto aziendale, che a nostro giudizio invece è impercorribile appunto perché le risorse sono insufficienti. L'incontro, presieduto al viceprefetto Marcello Giano e al quale era presente anche il segretario nazionale della CGIL Medici Miriam Pastorino, come previsto non ha sortito alcun effetto positivo. Le due parti restano lontane. Un altro incontro si svolgerà il 1 agosto nella sede amministrativa della ASL 2 a Olbia, dopodiché i sindacati sono pronti a dichiarare lo sciopero.